Sembrano lontane le strade di Piotr Zelinski verso l'addio a Napoli e siamo quasi vicini, come dice il quotidiano Calcio Napoli punto 24, il Napoli cederà Piotr Zelinski e in questo video vi farò vedere dove andrà il giocatore polacco del Napoli. Ovviamente il centrocampista del Napoli o è il West Ham e si parla di una cifra sui 30-40 milioni chiesti da De Laurentiis, ma il West Ham vuole chiudere a una cifra sui meno di 40 milioni, una cifra però vicina sui 36 e i 37 milioni di euro. Il West Ham può arrivare semplicemente alla cifra che vuole il padrone Aurelio De Laurentiis. Allora, se sarà così, il Napoli sarà costretto a cedere a Piotr Zelinski. Secondo Sky Sport è arrivata un'altra notizia dove conferma che Zelinski vuole, per trasferirsi a West Ham, vuole uno stipendio più alto e il West Ham ha accontentato il centrocampista polacco dando 5 milioni a stagione e più i soldi che percepisce con il Napoli, che sono 4 milioni a stagione. E allora, se in caso sarà così, il patrono Aurelio De Laurentiis prenderà un'altra mezzala. Non è stata facile quest'anno la stagione fatta da Zelinski per via del Covid, che se non sbaglio l'ha preso 2 volte. Poi il centrocampista, prima o poi il preliminare di Europa League col Barça sembra che sia smarrito, abbia perso la via, e Zelinski poi non è riuscito poi a fare un'ottima stagione, ma De Laurentiis al suo sostituto si parla di Antonin Barak, centrocampista del Verona. Questo centrocampista ceco Mira del Verona, grandissimo centrocampista che si è fatto notare in questa stagione, ha fatto una bellissima stagione con la maglia dei Scaligeri del Verona e con il Verona si potrebbe chiudere su una cifra di 20-22 milioni di euro. E adesso il Napoli deve solo cedere tra Fabian Ruiz o Zelinski. Il West Ham voleva Fabian Ruiz, ma Fabian Ruiz ha rifiutato l'offerta del West Ham e Napoli prepara un'offerta di rinnovo. E quindi, dopo che il West Ham ha preso Scamacca, vuole fare mercato ancora in Serie A, assicurarsi le prestazioni di Piotr Zelinski. Zelinski sembra ormai vicino a vestire la maglia del West Ham. Tra poco il West Ham passerà l'assalto di nuovo e sicuramente la trattativa si chiuderà sui 36-38 milioni, ma anche sui 40. Lo stipendio è già pronto, Zelinski potrebbe anche dire di sì al West Ham e diventare in effetti un nuovo giocatore del West Ham. E arriva fino a un altro giocatore dalla Serie A. Sembra che Napoli qua è diventata una banca ambulante per le squadre di Premier League. Dopo che ha ceduto Koulibaly al Chelsea, adesso tocca a Piotr. Quale sarà il prossimo? Ma le cessioni in casa Napoli, si parla anche di Contini, questo è tutto un altro discorso che sembra vicino alla Sampdoria. E Zelinski se ne va anche lui. Ma Zelinski, se non lo sto vedendo i draghi possibili titolari, non ho visto titolari, ma anche nella scorsa partita contro la Dama Trasbor, e mi sembra che il Napoli non voglia più saperne nulla di lui. Allora significa che De Laurentiis vuole cedere uno dei giocatori chiave del Napoli e puntare su Antonin Barak, che non sarebbe male. Antonin Barak sia un'ala che un centrocampista, potrebbe essere un grandissimo innesto per il futuro del centrocampo del Napoli e giocherà insieme a Fabian Ruiz. Fabian Ruiz, se dovesse trovare una squadra che lo potesse soddisfare, allora deve per forza rinnovare, altrimenti rischierà o la tribuna e di non giocare più con il Napoli. E
e diventare così un esubero. Il Napoli deve prendere anche un attaccante, ma questi si sono i nomi di Raspadori, e Raspadori, come sapete, non vogliono. Ma questo video c'entra su Zielinski, per il momento su Zielinski, torniamo a Zielinski, che si parla di 36-38 milioni, il West Ham non arriverà a 40 milioni, allora De Laurentiis si dovrà preparare a trovare un sostituto, il sostituto è Barak, e su Barak per il Verona vuole 20 milioni di euro, e il Napoli potrà avere così il suo nuovo centrocampista, Antonin Barak, e salutare Zielinski. All'inizio Zielinski non voleva lasciare Napoli perché lui vuole rispettare il contratto con i partenopei e vuole assolutamente rispettare la scadenza del suo contratto. Una volta che era arrivato in scadenza, aveva pensato per il suo futuro. Ma adesso, ragazzi, sembra che il West Ham voglia il centrocampista polacco e farà di tutto, ragazzi. Mi sa che Zielinski al 90% sarà un nuovo giocatore del West Ham. E con questo video fatemi sapere cosa ne pensate di questa cessione e cosa ne pensate di Antonio Barak. Quindi da Luce Caccia è tutto, noi ci vediamo al prossimo video.